Bella ragazzi, benvenuti su NR Channel, il canale degli scarsi. Qui con voi c'è Mastro Camper. E qui lo scarso. Insieme per aprire, per commentare questo video, che non sarà né mio né suo, perché appunto è di Manlio Sniper 10, mio fratello, che è riuscito a chiamare una mob su tutti contro tutti su Dam. Che mi ha rimasto, cioè, sono rimasto sorpreso perché è vero che per metà è camperata. No, per metà, diciamo tutta la partita. Sì, sì, però comunque è tutti contro tutti, sono quindi... sono sorpreso da due cose, dal tuo fratello che riesce a chiamare una mob che ha 12 anni, ecco. Bambino del 99. Cioè, io non sono ancora riuscito a chiamarla, mio fratello me l'ha chiamata in faccia, cioè stavo guardando... Bello che lo stavo anche sfottendo mentre giocava, no? Vabbè, a parte questo, ascolta, scarso, se non ti sbrighi mio fratello ti supera, quindi la prossima... Speriamo che non mi superi tu, sennò sono veramente messo male. Vabbè. Mi ha lasciato stupito di questa mappa, sono veramente gli spawn, perché in tutti contro tutti non è possibile che gli nascano davanti. Questo è vero. Questa qua è la... come si dice, lo spawn revenge di Modern Warfare 3. Beh, in anzi... pratica sono gli spawn per vendetta. Vabbè, lo stesso. Lo stesso. Una comunicazione veloce. E l'aeroporto inizia. Avete dimenticato le valigie alla stazione 4? Beh, una comunicazione veloce è che fra un po' apriremo un ciclo di mini edit, mini clip riguardanti mini quick scope col cecchino. Sì, non fatte da me perché io ho già detto non sono capace, ma o clip con le armi, magari multiple, spawn kill, cose C4 col team lancio. Tipo casse che ci cadono in testa, vabbè, lasciamo perdere. Saranno editate dallo scarso, cioè da me. Beh, non sperate in qualcosa di molto bello, di super... adesso c'è una cosa che comunque volevo... Una cosa da scarsi, insomma. Un momento. C'è una cosa che volevo discutere con voi in questo video, che è proprio la scelta del bonus primario, quello... Insomma, scegliere un bonus tra oltre il limite, invisibilità, gioco di prestigio, ricognitore e sciacallo. Cioè, sono convinto che voi, molti di voi, no? Avrebbero la scelta facile in base alla propria arma che utilizzano, però... Però, insomma, a me capita spesso di giocare con gioco di prestigio. Riduce i tempi di ricarica, no? Molto comodo. Ottima cosa. Però, quante volte mi è capitato di rimanerci secco per gli elicotteri nemici. Cioè, sono cattivi, no? Gli elicotteri che ti sparano, sei morto, infieriscono. Cioè, ti tartassano con i colpi. E tu rimani lì a guardare la killcam quasi desolato perché dici, ma come? Mi ha già ucciso una volta, quante volte vuoi uccidermi? Dai, cosa ho fatto per evitare questo problema degli elicotteri? Ho messo invisibilità, no? Però prima ho messo i caricatori aumentati per non avere problema di caricare. Beh, ho messo invisibilità, le cose iniziano ad andare meglio. Il problema è che spesso morivo a 8 uccisioni di fila, a 14, a 10. Perché? Perché magari finivo i colpi. Sia della primaria che della secondaria, magari. Esatto, perché ovviamente la mia mira è un po' pessima. Spari colpi alla cazzo, mi trovo senza colpi e... Allora cosa ho fatto? Ho deciso di mettermi lo stinger, no? Perché adesso sono io che abbatto gli elicotteri. Io li abbatto, non sono più loro che abbattono me, porca miseria. E i colpi ce li ho infiniti, no? Perché ti aumenta i caricatori in maniera spropositata. I colpi infiniti hai, quindi sta a posto. Vuoi sapere come sono morto? E come sei morto? No, come sei morto, cioè come mi hanno fatto schiattare. Beh, vedi che spesso... lanci una granata accecante all'interno di una stanza, no? Senti il puff che esplode e vedi sul radar l'hit marker. Sul radar vedi l'hit marker, no? E dici, che bello, c'è qualcuno dentro, posso ucciderlo. La granata l'ha accecata. Tu mi vedi, bene. No? Tipo vedi il personaggio, bandana in testa, coltello fra i denti, arma in braccio, la tipo morte. Alla Rambo. entro dentro e non lo vedo, cioè non trovo nessuno. Dopo due secondi vedo la mia... nascosto dietro il gabinetto. No, aspetta. No, dopo due secondi guardo la mia killcam. Cioè, dov'era? Nascosto sopra il letto. Che si fingeva morto. Accecato. Io mi vedo che giro tipo 360 come una trottola per cercare qualcuno e non trovo nessuno. E poi questo qua prende, mi mira. Mi spara un colpo in testa. Mi fa hit marker. Poi dice, ma no, ma dai. Continuo la lancio. Zacca, ti ho ucciso così. Allora, secondo te cosa avrei dovuto fare? Cioè, mi sarei dovuto togliere sciacallo. E cosa mettere sto volta? Il cognitore, no? Perché dico, lancio una granata all'interno, vedo il puntino sul radar, so dov'è. E dopo che hai messo il cognitore, magari come muori? Vuoi sapere come muori? Cioè, io non ci penso nemmeno a mettere il ricognitore. Cioè, tu ti metteresti il ricognitore? No.
Beh, cioè, se ti metti ricognitore, sai come muori? E come muori? Muori? Che tu finisci i colpi, stai caricando e un elicottero ti cade in testa mentre tu, fottuto, guardi l'UAV che grazie al ricognitore ti indica il pallino dove ha accecato il tipo. Ma muori con... Cioè, ci sono alcuni bonus che non servono a niente. Inutili. Beh, vedo che partita è finita. Peccato, mi stavo gasando per questo commentary. Vabbè, mi sono perso anche il grande Puffo, mi sa, eh. Facciamo i saluti veloci. Ciao bella ragazzi, dallo scarso. Bella dal camper. Peace. E chiudiamo qua. Peace.